A Caffè Italia, il tè delle 5. Bentrovati da Dario Albertini e ben arrivati al tè delle 5 di lunedì 28 novembre 2022. Per chi mi ascolta in podcast o attraverso il canale YouTube, va bene lo stesso. Un momento di pausa ce lo si può concedere in qualunque momento, prendendo come pretesto una tazza di tè, come facciamo il lunedì, o una di caffè, come facciamo invece il mercoledì mattina alle 10. Un'occasione nuova per raccontarvi storie, qui da Caffè Italia. E dopo quello che è successo a Ischia una settimana fa, meno di una settimana fa, anzi, dopo quello che è tornato ad accadere a Ischia, così come in costiera amalfitana, a Pozzuoli, ma quanti posti potrei citare, e qualcuno a breve lo citerò. Oggi raccontiamo una storia e leggiamo un racconto breve sulla storia dell'alluvione di Firenze. Firenze 1966, era il 4 di novembre. Anche i giovani, persino i più giovani che mi ascoltano, ne avranno sicuramente sentito parlare, e avranno sentito parlare degli angeli del fango. Adesso diremo chi sono stati gli angeli del fango. A Caffè Italia, per scelta editoriale, non facciamo politica, e per dignità umana ci teniamo lontani dalla retorica. Quindi un abbraccio agli amici campani delle isole, non solo, e torniamo a fare il nostro mestiere, cioè raccontare storie di un paese che sentiamo definire ormai quotidianamente fragile, e lo dice la storia. Dicevamo, non è la prima volta che Ischia viene colpita, non è la prima volta che la Campania viene colpita, ma potremmo citare moltissime località d'Italia. Mi viene in mente un paesino siciliano, Gran Michele, dove la storia ci riporta notizie di alluvioni fin dall'inizio del XX secolo, e l'ultimo è molto recente. Ma siccome, dicevo, facciamo storia, raccontiamo storie e non facciamo retorica, in questo momento nel quale idealmente sorseggiamo insieme una tazza di tè, quale che sia la qualità del tè che vi piace, torniamo a Firenze. Torniamo nella Firenze del novembre 1966, dicevo, il giorno 4. L'Arno entrò ovunque. Ci fu soltanto un posto da cui uscì, e furono i suoi argini. L'acqua non guarda in faccia a nessuno, non guardò in faccia la storia, la cultura, l'archeologia, non guardò in faccia i libri, e soprattutto non guardò in faccia le persone. Ma ci furono tante persone, i cosiddetti angeli del fango, di tutte le età, soprattutto giovani, che dalla Toscana stessa, da tutta Italia, da ogni angolo del mondo, corsero a Firenze per dare una mano, ai fiorentini, per svuotare le botteghe, per rimettere in piedi l'economia. Ma, cosa che per quella che la linea editoriale di Caffè Italia ci piace ricordare di più, per salvare i dipinti, per salvare i libri, per mettere in sicurezza il grande patrimonio di arte e cultura di Firenze. C'è persino un registro, un elenco degli angeli del fango, di tutte queste persone accorse per prestare aiuto. L'ho scoperto sul sito dell'Università di Firenze, unifi.it, archivio degli angeli del fango. È stato creato proprio per ricordare queste persone, e a queste persone fu chiesta espressamente l'autorizzazione, oggi si direbbe a cedere la possibilità, a dare la possibilità di salvare e gestire i dati personali. E si dice così: elenco ufficiale degli angeli del fango, costituito
chiedendo a tutti coloro che raggiunsero Firenze da ogni parte della Toscana, d'Italia, d'Europa e del mondo per restituire vita e arte alla culla del Rinascimento, o che nelle aree alluvionate e in quelle limitrofe erano tra quelli che si adoperarono per aiutare non solo se stessi ma tutti quelli che avevano bisogno di aiuto. Dicevo, è stato chiesto di compilare un modulo trasmettendo il quale si autorizzava l'iscrizione del proprio nominativo in detto elenco e la sua pubblicazione. Nessuna forma di pubblicità, nessuna forma di gloria, ma un segno, un ricordo indelebile per quel momento così brutto, difficile, drammatico, che Firenze seppe superare anche grazie agli angeli del fango. Non potrebbe essere un momento di pausa per il tè o per il caffè a Caffè Italia se non ci fosse una lettura. E io ho trovato sul sito del Soroptimist una raccolta di 15 piccole storie pubblicato per celebrare il 50° dell'alluvione di Firenze. Questa raccolta si intitola L'Arno arrivò fin qui. Se andate su soroptimist.it la trovate e potrete leggere tutti questi racconti, che poi non sono altro che pagine di vita, sono testimonianze di chi c'era perché fiorentino o di chi c'è stato perché accorso in aiuto. Il racconto che vi leggo, molto breve, si intitola Un ciondolo per la solidarietà. Nel 1966 non ero ancora nata e mio marito Paolo aveva appena un anno, ma la storica bottega Penco, situata a due passi dal Duomo, allora del padre di Paolo, fu alluvionata. E tanti sono i ricordi dei racconti a noi pervenuti di quei terribili momenti per la nostra famiglia e per l'intera città. A fronte di questo tragico evento, però, i fiorentini e tanti uomini e donne giunti da tutto il mondo ebbero il coraggio, la forza, la capacità di reagire con una determinazione che portò alla rinascita di Firenze. Per celebrare questa ricorrenza e sulla scia della grande tradizione dell'artigianato artistico fiorentino, la Penco Bottega Orafa ha creato Florenzia Florence, un ciondolo per la solidarietà. Questo gioiello, realizzato completamente a mano, in oro ed impreziosito da diamanti dalle varie sfumature di colore, raffigura le onde minacciose dell'Arno che si fondono con un giglio, simbolo della città, e si trasformano in ali e coda di una colomba. Quest'ultima reca nel becco un iris, simbolo di speranza, di rinascita, del no alla rassegnazione. Questo ciondolo vuole ricordare che l'aspirazione alla pace tra i popoli nasce proprio dallo spirito di solidarietà tra tutti gli esseri umani. Beatrice Cellai Penco. Questo racconto, che mi dà l'occasione per salutare nuovamente Firenze, i suoi commercianti, tutti i cittadini, non è evidentemente uno spot della bottega Penco, ma credo sia, o almeno così lo percepisco, espressione di una sensibilità e proprio di quello che Beatrice Cellai Penco scrive nelle ultime righe, l'aspirazione alla pace tra i popoli che nasce proprio dallo spirito di solidarietà tra tutti gli esseri umani. Abbiamo vissuto insieme questa insolita, se vogliamo, pausa dedicata al tè delle 5 qui su Caffè Italia. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto per un'altra pausa, a base di caffè questa volta, mercoledì mattina alle 10 e poi in tutti gli altri appuntamenti nei quali qui a Caffè Italia ci piace tanto raccontarvi storie.